Che siamo invincibili, vicini, e finché vuoi sarai come noi siamo. Ciao ragazzi, non vi avevo visto, scusate, non so bene il testo, ma comunque questa canzone è bellissima e spero che riesca veramente a rimontare nella classifica di Sanremo, ora che è terza, perché veramente meriterebbe, magari non anche la vittoria, ma spero che veramente vada a vincere e non quella raccomandata di Mengoni che non ha un minimo di orecchiabilità, al contrario di questa. Ma non è questo l'argomento del video. Ciao ragazzi, bentornati qui da me. Oggi siamo qui su un'altra puntata di pronostici. I pronostici, come avrete già letto dal titolo, saranno ancora sulla Serie B. Sì ragazzi, magari sono un po' ripetitivo con questa serie di pronostici, me ne sto accorgendo anch'io. Però ricomincia la Champions, ricominciano l'Europa League, la Conference. Ho in mente anche di sbilanciarmi e fare dei pronostici sulla Serie A. State tranquilli che qualche novità alla fine arriverà. Però oggi siamo qui con la Serie B. 24esima giornata, mi sembra che sia. Si apre con stasera con Genoa-Palermo, partita veramente di cartello di questa giornata. Genoa secondo in classifica, che però ha arrancato perdendo a Parma. Il Palermo invece in un buon momento, viene a due vittorie consecutive in piena zona playoff. Però io in questo caso penso che vincerà il Genoa. A fatica, perché il Palermo non è assolutamente facile da affrontare, però in casa è difficile da battere, anzi difficile anche non perderci in casa. Però invece in trasferta, secondo me, farà ancora un po' più di fatica. Poi il Genoa è forse il campo più difficile della Serie B. Quindi vi dico vittoria Genoa, anche se fatica, vittoria Genoa 1. Venezia Spal. Qua sono stato molto indeciso perché nessuna delle due squadre in un buon momento. Il Venezia sì, ha vinto a Benevento, ma è comunque in zona retrocessione. La Spal invece è andata a perdere, ma io qui esco una piccola sorpresa, secondo me andrà a vincere la Spal, che si saprà risollevare fuori anche magari dalla zona playout, perché no? E il Venezia invece non riuscirà a riprendersi. Poi secondo me quest'anno il Venezia retrocede e non so perché avevo già questa sensazione da inizio dell'anno, ma magari non sarà così, però secondo me vince la Spal, un po' sorpresa. Brescia-Modena. Io qua vi vado a dire, il Brescia è in un pessimo momento, una squadra nervosa anche data dalla società di Cellino, che forse è peggio di Zhang. Hanno appena cambiato allenatore, ecco, in una soluzione interna. La squadra è nervosa, mi sembra due espulsioni di fila per due gare subito all'inizio che condizionano la partita e poi una volta subito si sciolgono come ghiaccio al sole. Sia con il Como sia col Perugia. Col Perugia è andata molto male, col Como hanno deluso tutti quelli che erano andati a vederla a Rigamonti. Però io dico qui che il Brescia tirerà fuori un pochino di orgoglio e contro un Modena, comunque non in un brutto momento, ma comunque non un avversario di tutto questo gran calibro, per quanto sia comunque molto ostico, vi dico che finisce in pareggio. Cagliari-Benevento, il Cagliari al momento è leggermente fuori dalla zona playoff, ma secondo me andrà a vincere. Il Benevento invece prolungherà il suo momento negativo, restando al 19° posto della classifica, e quindi 1. Frosinone-Cittadella, qui ho pochi dubbi, vi dico 1. Il Frosinone è inarrestabile, continua la sua marcia al primo posto, più 11 dal secondo. Il Cittadella ha vinto la scorsa partita con l'Ascoli, dandosi un po' di ossigeno. Ma comunque non vedo come possa fare il colpo al Benito Stirpe, vittoria Frosinone. Reggina Pisa, anche qui uno fisso, per quanto la Reggina sia un po' la veda leggermente in calo, secondo me questa partita qui un po' equilibrata la saprà vincere il Pisa, che invece incapperà in un altro KO e quindi la zona playoff secondo me si va ad allontanare. Sud Tirol Como vince il Sud Tirol, alto segno 1. Il Sud Tirol, che pur non giocando sicuramente il miglior calcio della Serie B, anzi forse il peggiore, è comunque al quarto posto in classifica, meno 2 dalla Serie A diretta. E io spero che ci riescano ad andare perché se lo meritano. Viene da 4 vittorie consecutive e dopo le 3 sconfitte iniziali nel girone d'andata ha perso solamente col Genoa e col Modena. Quindi secondo me, contro un Como che invece in questa stagione non è mai stato così continuo, andrà a vincere il Sud Tirol.
Ternana-Parma, vi dico due, vittoria Parma, il Parma è in ripresa, ha battuto il Genoa e secondo me contro una Ternana che era partita bene ma ora sta un po' arrancando andrà ad espugnare il campo di Terni, fu così che poi la Ternana vinse 3-0 e potrebbe anche succedere, non mi stupirei visto i miei precedenti, però di base vi dico che vince il Parma. Ascoli-Perugia, non so perché su OneFootball avevo messo vittoria Ascoli. Forse mi ero drogato, forse l'avevo fatto in un sogno, poi magari vanno a vincere anche, però l'Ascoli non è sicuramente in un buon momento, è vicino, più vicino alla zona playout che playoff, il Perugia invece si sta riprendendo in una buona serie, ha vinto 4-0 col Brescia l'ultima, poteva essere anche 5-6, però non sono completamente sicuro che andrà a vincere anche ad Ascoli perché resta un campo difficile. Di base vi dico X, però non escludo anche che il Perugia possa vincere, quindi X2, l'unica doppia chance, perché in Bari Cosenza vi dico 1. Bari Cosenza, secondo me il Bari andrà a vincere, anche se non è magari nel suo momento migliore, il Cosenza ultimo in classifica lo dovrebbe riuscire a battere, magari non agevolmente, ma comunque di base vi dico 1. Quindi questi sono i miei pronostici della Serie B: Genoa-Palermo 1, Venezia-Spal 2, Brescia-Modena X, Cagliari-Benevento 1, Frosinone-Cittadella 1, Reggina-Pisa 1, Sud-Tirol-Como 1, Ternana-Parma 2, Ascoli-Perugia X2, Bari-Cosenza 1. Quindi una sfilza di 1. Però comunque, scusate, c'è un messaggio su WhatsApp, però come vedete non mi limito solo a fare la schedina dei pronostici, vado un pochino anche ad analizzare la situazione delle squadre. Quindi il mio video finisce qua, non ho più nient'altro da dire, ciao a tutti.